Comunque, ragazzi, se vi va, vi parlo di The Spine of Night. Ho fatto la recensione di The Spine of Night. E quindi, grazie alla mia recensione, vi dirò di chi è, poi vediamo il trailer. Un film d'animazione fantasy tendente all'horror, scritto da Philippe Gelat. Non si fanno battute qua, eh? Morgan Gallen King. Uscito con le uscite Midnight di aprile, in DVD e Blu-ray, la solita edizione che non ho qua. Tra i protagonisti ci sono degli attori veri, veri attori che fanno gli attori, che danno la voce a questi personaggi, tra cui anche Lucy Lawless. Chi è Lucy Lawless? È Xena, l'attrice che fa Xena. Io ero innamorato di Xena, ragazzi, cioè per me è una buona incredibile, anche adesso che è un po' MILF, no, un bel po' MILF. Ero proprio innamorato di Xena, ma ragazzi, non avete idea dei viaggi mentali, per chiamarli in modo pulito, che mi facevo. Chi non lo era, infatti, no, ma per me è veramente una roba... Io non so cosa avrei dato, guarda, per Xena. Allora, andiamoci a vedere il trailer. Sono contento di questa uscita. Cos'è questo film? Intanto è il primo film d'animazione uscito con Midnight Factory. L'unico esempio che abbiamo prima è, però non è il titolo principale, è Seoul Station, che però è un contenuto extra di Train to Busan. Quindi l'unico cartone animato è uscito con Midnight è questo e Seoul Station, però nei contenuti extra. Quindi ufficialmente questo è il primo film cartone animato pubblicato da Midnight Factory. È una uscita abbastanza rischiosa, perché il film è un film estremamente artistico, cioè ben lontano dalle dinamiche del mainstream. Ha una storia, una trama molto intanto è piuttosto frammentata, no? Nel senso che non è lineare, ci sono raccontate diverse cose che compongono poi i concetti del film. E ha veramente uno stile, anche la storia ha veramente uno stile d'altri tempi, perché giustamente Silvano ricordava che questo film assomiglia a heavy metal. Ma perché? Perché assomiglia a heavy metal? Perché per farlo è stata usata la tecnica del rotoscopio. Vediamo, sì, rotoscopio. Adesso vi faccio vedere come funziona. È la stessa tecnica usata per heavy metal, il vecchio film del 1981. Di Gerald Potterton, film storico. Tra l'altro non mi dispiacerebbe averlo nella collezione, eh? Chissà se riuscirò mai a trovare un'edizione. Sto cercando un'immagine per farvi capire. Allora, la tecnica del rotoscopio funziona così. Assomiglia molto, non per citare sempre Silvano, che poi dopo, capito, si gasa e dice «Oh, mi hanno parlato di me in televisione». Assomiglia molto al concetto della retroproiezione di Il demone di Laplace, no? Il film di cui Silvano è uno dei protagonisti, nonché anche autore. Allora, praticamente la telecamera che vedete qua proietta
su uno schermo l'animatore ricalca i personaggi e crea tutte le tavole del film. Chiaramente io credo che oggi la tecnica del rotoscopio sia mandarle su un tu nel tuo computer hai sotto il coso e poi con la tavoletta grafica disegni sopra le immagini, quindi la tecnica è la stessa, ma non credo che abbiano usato il vero, cioè un vero proiettore e delle vere però non è detto, non è detto, perché io non lo so esattamente, però la tecnica è la medesima, cioè io riprendo gli attori e poi li ricalco, per dirla in parole povere. La cosa interessante di questa lavorazione qua, secondo me, è che il film non è, e questa è una affermazione forte, però è un'affermazione forte che io vi voglio lanciare come provocazione. Cioè, la solita provocazione del mio canale è non fermarsi all'apparenza, ma provare ad andare a vedere le cose in modo diverso. Io quello che voglio dire è che questo film, per me, non è proprio un film d'animazione, cioè non è propriamente un film d'animazione, o non lo è al 100%, oppure secondo me è più un film live action modificato, cioè come potresti fare con After Effects, eccetera, cioè colorato, alterato. Perché? Perché le scene nel film sono riprese realmente, gli attori recitano realmente, nel senso che voi sapete che la recitazione non è solo dire delle battute, è anche muovere il proprio corpo e tramite il proprio corpo trasmettere e comunicare quello che sta accadendo, quindi se uno è ferito, se uno è stanco, quindi è recitazione anche quella, per farvi capire. Poi nella tecnica che è stata usata in questo film c'è anche dopo vi vado a prendere l'edizione, però c'è anche il ricalco delle espressioni facciali, quindi molti di questi attori comunque recitano e la loro espressione viene ricalcata, quindi per quanto comunque l'espressività si depotenzi un po' perché si riducono i dettagli in un disegno, comunque è recitazione attoriale al 100%, con l'aggiunta di un doppiaggio fatto dagli stessi attori, tra l'altro molto bravi in inglese, molto bravi anche in italiano, e nella recensione scritta l'ho detto, molto difficile che io spenda elogi per i doppiaggi italiani, in questo caso lo faccio, ho trovato delle belle voci, ma rimangono comunque molto più efficaci ed atmosfera quelle originali, quelle scelte e quelle degli attori, appunto, abbiamo visto, scusate, abbiamo visto che c'è Lucy Lawless, e non solo sono più efficaci, a mio avviso sono ciò che il regista, in questo caso sono due, ha voluto, quindi sono più attinenti alla volontà di chi ha fatto quest'opera. Ciao Stefi! Quindi, per me, che devo valutare i film, è più importante valutarli secondo quella che è l'opera originale. Non posso valutarli con l'intervento di Mario Rossi, responsabile al montaggio al doppiaggio italiano, perché non se l'è scelto il regista, non l'ha controllato, non ha dato le sue indicazioni per doppiare. Questo non significa che il doppiaggio è fatto male, eccetera. Significa semplicemente quello che ho detto. Punto. Quindi ho comunque speso buone parole per il doppiaggio perché mi è sembrato migliore di tanti altri. E poi, appunto, secondo me va visto come un po' più come, non che non è un film d'animazione, è un film d'animazione, anche perché chiaramente i fondali sono tutti disegnati, tutti ricreati. Non so se probabilmente è così. Alcuni fondali sono ripresi e ridisegnati, cioè ricalcati, mentre altri sono anche addirittura e si vede
proprio ricreati perché erano impossibili da avere, cioè città e cose sono state chiaramente disegnate da zero. Ci sono delle bellissime immagini, al di là degli attori che sono ricalcati, ci sono delle altre immagini stupende di viaggi psichedelici, magia e cose molto molto belle esteticamente, molto molto belle. Il film è al di fuori di quelli che sono gli schemi, i canoni del cinema mainstream per divertirsi. Non è un film che diverte i ragazzini, i ragazzoni che vogliono l'avventura fantasy super esaltante. È un film poetico, psichedelico, proprio un po' alla heavy metal, ecco. Sicuramente non è figlio di heavy metal solo perché usa la stessa tecnica, ma anche per tecnica, no, ma anche perché ne trae proprio anche lo spirito artistico, per cui non aspettatevi il divertimento, cioè è un divertimento dell'anima, cioè se vi piace l'arte, vi piacciono i disegni, vi piace l'espressione attraverso appunto i colori e queste cose qua, sarà molto gustoso, ci sono delle immagini veramente fighe. C'è questa cosa, questo rimanere un po' straniti dallo stile, così, no? Alcune anatomie sembrano un po' storte, alcune facce sembrano un po' fatte male, alcune cose sono poco dettagliate, quindi un po' rozze, ma vi garantisco che oltre a queste ci sono tantissime immagini fatte da Dio e anche appunto quelle fatte con la tecnica del rotoscopio, ce ne sono alcune migliori di altre, quindi ci saranno momenti più godibili dal punto di vista proprio visivo e poi ci sono, cioè, dello splatter che non avete idea, cioè dello splatter ma che non dico che è estremo perché sarebbe troppo, però per chi è proprio agli inizi dà un po' fastidio, cioè proprio cattivo cattivo, proprio cioè, sangue a gogo, ci sarà tantissimo sangue. Un'altra cosa carina è questo, e che lo rende comunque un film molto più artistico che mainstream, è proprio il fatto che ci sono personaggi nudi, perché si parla anche di popolazioni indigene o comunque che hanno pochi vestiti addosso e vedremo comunque dei corpi non perfetti, dei corpi magari che hanno una fisicità un po' abbondante, altri un po' più vecchi, un po' più flaccidi, quindi non è un film alla ricerca del fan service attraverso la bellezza estetica, quindi con delle belle figone da mostrare, no, c'è la protagonista abbastanza grossa, si vedranno dei peni addirittura, cioè dei peni, non dei peli, dei peni anch'essi ricalcati con la tecnica del rotoscopio, perché è giusto che sia così, cioè nel senso che è quello che ti aspetti da questo contesto, non un falso pudore su per cui metti la foglia che ti nasconde o la roccia che nasconde la nudità. No, qua quando si deve vedere qualcosa si vede, quando non si deve non si vede. Fine. Cioè, lo scopo primario del film è la storia, è la veridicità della storia. Quindi ho apprezzato tantissimo anche questo aspetto qua. Un'altra cosa interessante è che il film è stato definito in maniera molto semplicistica un film d'animazione per adulti e la cosa mi ha fatto storcere un po' il naso, nel senso che a casa mia un film d'animazione per adulti è un hentai, un film pornografico per adulti, quindi un film hard per adulti, un porno cartoon, non so come lo volete chiamare. Non è mi sono trovato un po' male con questa definizione perché mi fa pensare ad altro. In realtà è un film che sì, non è consigliato a un pubblico di bambini perché è raccontato in un modo estremamente adulto, molto difficile che sia di intrattenimento per un bambino. In più è ricco di violenza, non c'è assolutamente nessun riferimento
al sesso, ai rapporti sessuali, quindi quello state tranquilli, però effettivamente le scene gore sono molto violente e molto forti. Detto che questo film è comunque molto forte per bambini piccoli piccoli, quindi sotto magari 12 anni, ok? Detto ciò, io sono di un'idea, a parte questo caso qua, il cinema per adulti è una definizione un po' strana. Quello che posso dire è che però un bambino, queste definizioni, adulti, bambini, vietato, non vietato, spesso sono legate al fatto che i genitori abbandonano i figli davanti ai film. Quindi queste definizioni, queste protezioni sono maggiormente importanti proprio perché c'è un abbandono di bambini davanti a prodotti che non si vogliono controllare e guardare. Quindi il mio consiglio per chi dovesse avere dei dubbi a riguardo è, io comunque ho un figlio di 7 anni, è comunque che i prodotti che possono avere tematiche un po' più adulte, se spiegati, se accompagnati, se con una persona che non ti abbandona ma ti spiega che cosa succede, secondo me possono andare benissimo, anzi possono essere anche molto educativi, perché io credo comunque che non bisogna certamente bruciare le tappe dell'infanzia, ma neanche crescere dei bambini che sono totalmente ignari di quelle che sono le problematiche, i pericoli e le disgrazie del mondo, perché crei fondamentalmente dei bambolotti incapaci di reagire a qualsiasi cosa. Quindi fargli credere che non esiste la morte, che non esiste la violenza, che non esistono persone pericolose, è deleterio, secondo me. Tutto va fatto con una certa consapevolezza e non semplicemente lasciando che sia la società a educare i vostri figli, perché se lasciate che sia così, poi dopo quando ve li andate a vedere come sono cresciuti, sono cazzi vostri. Però così cade il ruolo della TV babysitter, che spero fosse chiamato invece il male tutto tondo. Sì, no, la TV babysitter era il male, lo si sapeva già all'epoca, e noi siamo purtroppo il frutto di quel male lì e non possiamo certo dire di essere persone in gamba. Possiamo solo sperare di toglierci di dosso tutto il male. Tutto il male che la TV ci ha inculcato. State qua un secondo che vi porto l'edizione così finisco. Solo un secondo, abbiate pietà. Eccomi! Eccomi, eccomi. Scusate, visto che ho fatto la recensione anche qua sul canale, ci tenevo a farvi vedere l'edizione che è carina. Un po' particolare perché è chiaramente tutta sul blu. È molto carina, sembra tutt'altro genere, sembra un manga, una cosa. In realtà è come direbbe una persona che vuole solo appunto roba di supereroi, questo è un pippone per intellettuali. Cioè, è proprio una roba artistica. Questa è l'edizione. Ecco, queste qua sono immagini che nel cartone sono molto belle. O nel film è meglio. Visto che l'ho definito più un film, chiaramente è una provocazione la mia. È ovvio che è un film d'animazione, è un ibrido di film d'animazione. Però a me piace vederlo come un film vero perché, appunto, voglio sottolineare il fatto che è recitato, che la recitazione non è solo l'espressività facciale o la voce, ma è anche il movimento del corpo. Vabbè, questo è un po' tutto per la recensione di Spine of Night.